Ultima chiamata per salvare il pianeta. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, infatti, i livelli di CO2 raggiunti lo scorso anno sono i più alti mai registrati negli ultimi 800.000 anni. Livelli record che mostrano come i governi di tutto il mondo non stiano rispettando le promesse fatte a Parigi nel dicembre 2015. Il fatto che non si riesca a ridurre l'accumulo di CO2 presente nell'atmosfera è qualcosa che forse ci deve far riflettere su quello che stiamo facendo, e forse bisogna pensare ad aggredire questa realtà con l'uso di nuove tecnologie. Bisogna inventarsi qualcosa di più, perché quello che stiamo facendo evidentemente non basta. Quindi più sforzi per tutti e più sforzi anche per l'Italia. Non c'è più tempo da perdere, è l'allarme lanciato da Kyoto Club, che a un anno esatto dall'entrata in vigore dell'accordo di Parigi sul clima ha organizzato alla Camera dei Deputati una mattinata di riflessione sulle prospettive dell'accordo di COP21. L'interrogativo è se i paesi contraenti riusciranno ad accelerare il percorso di riduzione delle emissioni inquinanti e di abbandono delle energie fossili a favore di nuove fonti rinnovabili, in modo da contenere il surriscaldamento delle temperature globali come previsto dal trattato. Un appello affinché governi e organizzazioni non statali aumentino le loro ambizioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e il loro impatto sul clima è arrivato nei giorni scorsi anche dall'ONU. Nel suo rapporto, pubblicato in vista di COP23 in programma Bonn dal 6 al 17 novembre, le Nazioni Unite sottolineano come gli impegni assunti attualmente dai governi sono sufficienti a raggiungere solo un terzo della riduzione delle emissioni previste al 2030 dall'accordo di Parigi. Inoltre, se i governi a Bonn non decideranno di abbandonare i combustibili fossili e quindi limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi, fenomeni come uragani, alluvioni e siccità non potranno che aumentare. Dobbiamo reagire. Make our planet great again. Make our planet great again. E per quello che la Francia continua il suo impegno per l'accordo di Parigi e sul riscaldamento climatico. Perché a Marrakech i paesi si sono messi d'accordo per concludere alla COP24, quindi a fine 2018, i negoziati sul programma di lavoro dell'accordo di Parigi. La COP23 si aprirà fra qualche giorno e quindi lì sarà una tappa molto importante per arrivare appunto all'attuazione, dare una spinta per l'attuazione dell'accordo di Parigi a fine 2018. Ma c'è qualcosa forse di più importante che si svolgerà alla COP23, e che saranno decise le modalità del dialogo di facilitazione, il dialogo di facilitazione che avrà luogo nel 2018. Questo dialogo cosa deve fare? Si deve permettere di fare un bilancio degli sforzi messi in atto e di identificare le opportunità per migliorare la nostra ambizione collettiva e prendere nuovi impegni. Dati contrastanti arrivano dagli USA. Contrariamente alle dichiarazioni del presidente Trump, infatti, in America le centrali a carbone continuano ad essere chiuse e decine di città fissano gli obiettivi per le emissioni di CO2 e favoriscono le rinnovabili. Diciamo ci sono dei segnali molto interessanti a livello internazionale, anche negli Stati Uniti, malgrado Trump, per un attivismo da parte di molte città che si sono dati l'obiettivo 100% rinnovabili, da parte di interi stati, penso alla California, allo Stato di New York, le Hawaii, Washington State, che hanno obiettivi molto ambiziosi e che hanno deciso di rilanciare la politica climatica proprio dopo Trump. Quindi diciamo la situazione complessiva a livello internazionale è una situazione in movimento che certo ha però bisogno di avere un'ulteriore accelerazione per raggiungere obiettivi così ambiziosi come quelli indicati a Parigi. E in Italia la decarbonizzazione rallenta. Secondo il rapporto Green Italy 2017, il 27,1% delle aziende italiane dal 2011 hanno investito in tecnologie green per ridurre il loro impatto ambientale. Ma la SEN, la Strategia Energetica Nazionale, in attesa del piano Energia Clima, accanto ad alcuni indirizzi condivisibili come auto elettriche uscite dal carbone dal 2025 e riqualificazione del parco edilizio, pone un'eccessiva enfasi sul metano, con il rischio di investimenti infrastrutturali inutili. Nelle rinnovabili l'aspetto positivo, e non riguarda solo le rinnovabili, riguarda anche la mobilità, è che noi siamo in presenza adesso di alcune tecnologie, gli americani le chiamano disruptive technologies, che hanno
un effetto dirompente nei settori in cui si applicano, pensiamo al fotovoltaico, agli accumuli, LED e così via, che hanno visto una drammatica riduzione dei prezzi e consentono quindi oggi di offrire degli scenari molto più interessanti. Il fotovoltaico nel prossimo decennio verrà installato non grazie a incentivi, ma sarà fotovoltaico che verrà installato dai cittadini o dalle industrie per ridurre le bollette. Questo è un cambio di marcia completamente diverso rispetto al passato. La stessa cosa riguarda la mobilità. Il prossimo decennio l'auto elettrica si comprerà perché costerà di meno guidare con l'auto elettrica rispetto all'auto convenzionale. Cosa si deve fare? Certamente questi processi vanno accompagnati, cioè abbiamo queste tecnologie, ma dobbiamo mettere in moto delle politiche. Pensiamo per esempio alla mobilità elettrica, che consentono al paese di sfruttare le opportunità che si aprono. Cioè, se noi sappiamo che il prossimo decennio la mobilità elettrica avrà un ruolo centrale, dobbiamo capire, ma noi staremo fuori a questa rivoluzione perché per esempio l'ex Fiat FCA non ci crede, Marchionne non ci crede, oppure vogliamo giocare un ruolo? E qui il governo ha un ruolo fondamentale.